Cioè ragazzi, Edmodo è stato hackerato. Cosa? Ragazzi, come la maggior parte di voi conoscono, Edmodo è la piattaforma online usata da studenti, alunni e genitori. Per riassumere in breve che cos'è Edmodo, praticamente una piattaforma online, possiamo definirla come un registro elettronico solo senza voti. Vi possono assegnare compiti, potete condividere file con i professori, con la classe, eccetera. Ed è tutto, diciamo, gratis. Ma a maggio del 2017, cioè pochi mesi fa, è stato hackerato. Hackerato, ragazzi. Come molti di voi sanno, Edmodo è una piattaforma dove, diciamo, tutti inseriscono i propri dati, come mail, password, eccetera. Nome utente, accesso all'account Google, Facebook, eccetera. L'unico problema è che adesso tutti questi dati sono stati resi pubblici. Praticamente un gruppo di hacker è riuscito a, diciamo, dare giù 77 milioni di account e praticamente adesso si possono comprare tranquillamente su internet a 1000 euro. Ovviamente sono già passati mesi, quindi il link, diciamo, per comprare questo database è stato rimosso, ma comunque è un fatto grave, cioè gente che li ha comprati, quindi con 1000 euro si è portato a casa 77 milioni di account. Ragazzi, che sono veramente tanti. E poi c'è sempre il solito di turno che dice: eh sì, tra 77 milioni di account va a prendere proprio il mio. Ragazzi, è chiaro che va a prendere proprio il vostro, non il vostro, ma comunque li prende tutti, perché se li ha comprati qualcosa ci vorrà fare. E anche molta gente, ragazzi, che non si intende tanto di informatica, sicuramente, nessuno sicuro al 100%, ho avuto anche delle conferme, ha la stessa password per l'email, Facebook, Instagram, eccetera. Quindi loro dalla vostra mail e password la inseriscono su Facebook e possono entrare, la inseriscono nella casella della posta elettronica ed entrano, la mettono su Instagram ed entrano, la mettono su Snapchat ed entrano. Per questo, ragazzi, è una cosa gravissima. Non so ancora come della gente pensi che la normalità, ma ragazzi, non è per niente la normalità, è una cosa gravissima. Un furto di questa dimensione è anche abbastanza grosso. Sinceramente, quegli account li hanno venduti a pochissimo, noi siamo stati venduti per pochissimo. Se noi facciamo 1000 euro diviso 77 milioni di account, noi siamo stati venduti per questo prezzo. E ragazzi, è veramente pochissimo. C'è gente che ci scherza, ma qui non c'è niente da scherzare. Quindi ragazzi, se siete utenti Edmodo, vi consiglio assolutamente di cambiare la password sia su Edmodo, ma anche sugli altri, tutti gli altri social, mail, eccetera. Perché ragazzi, così entrano, non hanno bisogno più di fare niente. Praticamente mettono la vostra password, la vostra mail ed entrano. E questa cosa, ragazzi, è veramente grave. Prima di concludere il video mi volevo anche scusare per il video di venerdì che non è uscito. Però ragazzi, sono stato abbastanza impegnato e avevo tante altre cose da fare. Poi non ho trovato, diciamo, uno spazio nella settimana per registrarlo, quindi veramente mi scuso. Però vi prometto che questo venerdì uscirà di sicuro. Più è uscito questo, quindi non vi potete assolutamente lamentare. Ragazzi, mentre registravo questo video vi ho anche chiesto se avevate qualche domanda da farmi su Instagram e me l'avete fatta. E mi scrive Federico. Ask Gallo. Mi piace Ask Gallo, bello. Allora ragazzi, sotto il video Ask Gallo fatemi le domande che volete. Oppure anche sul sito web, che ho visto nel mio, cioè con l'esperienza che va tantissimo, mi potete scrivere anche nel link che c'è qui sotto in descrizione. Mi scrive: cosa ne pensi di iSierra? Ci farai un video al riguardo? Se un grande, continua così. Sì ragazzi, ho intenzione di farci un video, credo che lo farò venerdì, perché non ho tanti argomenti per la testa, quindi iSierra può essere un ottimo video di venerdì. Ragazzi, ovviamente fatemi sapere se l'idea vi piace. Ragazzi, ovviamente questo video si conclude qui. Come vi ho detto, fatemi altre domande qui sotto in descrizione, lasciate un like a questo video e ovviamente iscrivetevi, che è una cosa molto importante. E ragazzi, noi ci rivediamo ad un prossimo video.